Vittoria, diciamo, con Di Renzo netta, meritata e maturata dopo forse i primi 45 minuti più belli della stagione. Sono assolutamente d'accordo. I primi 45 minuti di oggi sono stati veramente giocati alla perfezione. Molto molto bene, poi siamo rientrati forse un pizzichino, diciamo, troppo soddisfatti guardandoci un po' troppo allo specchio, poi loro hanno cominciato a giocare queste palle alte perché comunque c'hanno dei giocatori fisici e è chiaro che poi quando arriva la palla in aria qualche pericolo te lo creano sempre, però potevamo fare altri gol nel secondo tempo, però sicuramente va bene così considerando che oggi avevamo 5-6 giocatori fuori. 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5, Entella sconfitto in casa dal Modena, Ancona fermata in trasferta a Lucca, Pescara al quarto posto, l'inseguimento del Cesena, diventa l'obiettivo il terzo? Ma no, noi dobbiamo, già detto altre volte, noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, poi vediamo alla fine dove saremo e ce la giocheremo con le altre in questi playoff. Allora io faccio 2 domande, Massimo, una sulla società, una sul mercato al presidente Sebastiani e poi all'auricolare e vi ascolta. La prima sul mercato, quanto manca per Cernigoi, ma con questo Ferrari poi non si crea troppo, diciamo, un po' di troppa competizione interna e se Jabouin arriverà per chiudere l'organico. Intanto ci sono tante partite anche ravvicinate, per cui non credo che tutti gli 11 che hanno giocato oggi possano fare tutte le partite insieme. Se vogliamo cercare di ambire ad un traguardo ambizioso devi avere dei giocatori che sono intercambiabili, quindi credo che Cernigoi nella giornata tra oggi e domani mattina lo faremo e poi credo che per numero ci dedicheremo a trovare un centrocampista. È uno della lista, vedremo. L'ultima da parte mia sul mercato, Presidente, sulla corsia di destra, intendo quella di centrocampo dove ci sono Zappella e Cancellotti, siete al completo o potete provare a migliorarla? E Galano è fatta in uscita al Bari? Sono operazioni come quelle di Cernigoi, sono operazioni che sono state imbastite, vedremo di chiuderle velocemente, non so se entro oggi o al massimo domani, tanto lo sapete che si arriva sempre all'ultimo giorno. Sul mio esterno? Ma sull'esterno credo che abbiamo 2 giocatori come Zappella e Cancellotti, non credo dobbiamo fare altro. Società e chiudo io, è la settimana decisiva quella che sta per entrare? Ma quale decisiva? Le società, come ho sempre detto, io sto lavorando, poi se sarà questa la prossima o fra un mese, l'importante è che arrivi qualcuno. Però non è una cosa a stretto giro, quindi, come si leggeva da alcune fonti? No, cerchiamo di portare avanti questa trattativa, di chiuderla il prima possibile, ma comunque sia ci vuole il tempo suo. A proposito, Carletto Di Renzo vuole ascoltare se Veroli e Delle Monache vanno via subito. Sì, tornano a casa stasera. Massimo e Fabio, studio. La parola a Fabio Ferraresi per quanto riguarda il centrocampo, tra le opzioni sondate c'è anche quella di Pontisso oppure da escludere? No, sono questi nomi, Massimo, sono questi nomi che sono circolati e credo che su di questi poi ci concentreremo tra oggi, il direttore a Milano non era qui a Viterbo, sta lavorando per questo, quindi tra oggi e domani sicuramente un altro giocatore lì lo faremo. Fabio. Ciao Press, no, la mia più che una domanda è una considerazione. Il Pescara ha finito con tantissimi giovani questa partita e io, avendo lavorato con il settore e parlando con cognizione di causa perché so che Luigi lavora in un certo modo, credo che avere Iervese sotto che lavora con i giovani per una società come il Pescara sia un punto in più, una cosa importante perché lui li fa crescere bene e oggi si è visto che comunque arrivano già pronti. Sì, ma guarda, mi fai un assist per fargli anche complimenti a Gigi, perché poi alla fine stiamo facendo un campionato primavera che è molto difficile perché ci giochiamo le partite contro squadre che spendono quanto costa la nostra prima squadra per la primavera, quindi lui sta facendo un buon lavoro, ma per me, io ho sempre detto, e tu te lo ricorderai, per me il settore giovanile non deve vincere, la vittoria non è sul campo, la vittoria è come oggi vedere 3, 4, 5 ragazzi nostri che debuttano in prima squadra, quella è la vittoria,
e quindi andiamo avanti così, e complimenti vanno fatti a tutti quelli del settore giovanile, perché lavorano tutti quanti con impegno e bene per far crescere questi ragazzi. Posso fare un'altra domanda, poi chiudiamo con il presidente? Sì certo, prego Massimo. Proprio l'ultimissima, perché abbiamo letto anche di Amore, credo che si chiami così, se non ricordo male, classe 2003 dal Milan, un esterno d'attacco, conferma anche questa operazione il presidente? Credo che se ne stia occupando Bocchetti, anche se a casa col Covid, per dare per la primavera? Alla primavera di alla primavera di Hervese, sì. Perfetto, benissimo. Amore per la primavera, allora io chiudo così salutando il presidente. Grande amore per la primavera. Chiudo così salutando il presidente Sebastiani, ha detto di Cernigoi, ha detto di un giovane per completare il centrocampo, ma potrebbe esserci anche una ciliegina tenuta nascosta? Non ho detto di un giovane, ho detto di un giocatore, che non è che dobbiamo prendere uno per fare numero, prendere uno bravo, che Cinelli, la concorrenza ci possa servire per sostituire i nostri, visto che ci sono tante Cinelli del Catanzaro. Beh, Cinelli non credo, ma potrebbe esserci anche una ciliegina sulla torta, o vi limiterete a Cernigoi a un centrocampista? Ma le ciliegine poi devi anche sapere avere lo spazio dove metterle, ma magari con qualche uscita all'improvviso. Non credo che ci siano uscite all'improvviso, quindi credo che alla fine l'organico sarà questo. Oggi avevamo fuori Cancellotti, De Risio, Frascatore. A proposito, come stanno con il Covid? Stanno benissimo, però purtroppo sono positivi, quindi torneranno mercoledì, tamponi per me. Speriamo. A proposito, Enrico, una domanda, non so se gli avevi già fatta su De Marchi. È scontato il trasferimento al Sud Tirol di De Marchi? Ma credo proprio di sì, a meno che non succeda qualcosa di eclatante, ma credo di sì. Il ragazzo ha già salutato i compagni. Perfetto. E quindi credo che tra stasera e domani si trasferirà su Tirol in prestito con un diritto di riscatto.